Allora, partiamo dalle circostanze che hanno deciso la partita, cioè il gol di Ausiello nel primo tempo. Che cosa è successo? Vogliamo ripercorrere quel momento? Purtroppo c'è stata un'uscita... un'uscita che non ha fatto bene il portiere Borra. Purtroppo sono cose che succedono su un campo del genere, un campo così messo male, la palla rimbalzato male, succede. Che cosa è mancato al Taranto? Perché ha avuto tutto il tempo a disposizione per pareggiare, per riportare il risultato in parità, però nonostante il possesso palla, poi in realtà Napoli grossi rischi non ne ha accorsi, se non un paio di circostanze. Secondo me è mancata, cioè è stata sfortuna, perché noi ci abbiamo creduto, abbiamo dato il massimo fino a quando l'arbitro ha fischiato il 90esimo. Purtroppo noi abbiamo dato il massimo, ripeto, ma... Come l'avete commentata nello spogliatoio? Qual era la teoria che andava per la maggiore? C'è molta rabbia perché sappiamo che abbiamo dato l'anima e quindi abbiamo fatto il secondo tempo tutto a 45 minuti nella metà campo della Cavese. Purtroppo c'è molta rabbia questo, però siamo consapevoli che se giochiamo così perderemo poche partite. C'è delusione e anche preoccupazione per il rischio di perdere anche un posto nella griglia playoff? No, come ho detto prima, se giochiamo con questa rabbia, con questa voglia, è difficile che perdiamo delle partite, perché oggi è stata solo questione di sfortuna, come la vedo io, perché la squadra ha giocato veramente su questo campo, che era in condizioni pessime, ha giocato veramente bene.